Il calcio vive su tecnica, tattica, ritmo, ma anche curiose fatalità. Tra Torino e Inter è stata una partita ad handicap, nella quale le due squadre hanno subito l'indebolimento proprio dei due reparti già meno mati alla vigilia. La squadra di Mondonico, priva di Benedetti e Bruno in difesa, ha perso dopo 27 minuti anche l'ultimo difensore disponibile, e cioè Annoni, mentre la formazione di Trapattoni, priva di Matteus e Stringara a centrocampo, ha dovuto rinunciare dopo 39 minuti anche a Berti, l'elemento sicuramente più pericoloso. In regime di forzata austerità, il Torino ha fatto di necessità virtù, dando vita ad una tenacissima gara di attacco, confortata da almeno 10 conclusioni degne di nota. Ottimi Marchegiani, Baggio e Policano in difesa, Fusi e Martin Vasquez a centrocampo e Lentini in attacco. L'Inter si è battuta su ritmi meno sostenuti, adottando una tattica d'attesa proprio alla luce delle assenze già rilevate. Serena e Klinsmann non sono apparsi in giornata di grazia, ma d'altro canto i rifornimenti a loro favore sono apparsi sporadici, anche quando Trapattoni ha avanzato a centrocampo il libero Battistini. La cosa che ti ha dato più fastidio oggi? Ma non è che mi ha dato fastidio, cioè un gol così... Il primo forse non dovremmo prenderlo, un gol così, anche se forse le colpe non ne abbiamo nessuno. E quindi questo praticamente ha dato un po' la svolta. Il resto che nell'occasione del campionato internazionale UEFA e il mercoledì, che possono esserci anche dei momenti di appannamento, questo ormai lo conosco da anni. Martin Vasquez, Trapattoni ha detto che l'Inter un gol così non doveva prenderlo. Cosa è successo su questo calcio di punizione? Normalmente quando si segna un gol così dipende un po' della posizione della barriera, no? Penso che la palla è possibile che haya, come si dice, entre media della barriera, no? Per questo penso che un po' questa parola di Trapattoni, no? Sensazioni particolari? Una cartolina la mandiamo a Madrid? No, soddisfazione moltissimo, no? Perché penso che questo trionfo bisognava la squadra, no? Per un po' di tranquillità. Lentini, un gol d'autore? Sì, devo dire di aver fatto un bellissimo gol e sono molto contento. Ecco, mi è venuto Battistini contro, sono stato fortunato a fargli il tunnel e poi a tu per tu con Zenga sono stato molto freddo. Poi a un certo punto nel primo tempo, perdendo Policano che correva sulla fascia e che poi è andato a spostarsi su Klinsmann, avevate difficoltà, poi è successo anche, si è fatto male Berti, quindi insomma un po' tutto si è riequilibrato, no? Sì, infatti quando noi abbiamo perso Annoni che si è stirato c'è stato un attimino di sbandamento perché non avevamo marcatori, quindi abbiamo dovuto inventare Policano marcatore. Poi è finito il primo tempo, ci siamo un po' riequilibrati nello spogliatoio e quindi nel secondo tempo tutto è stato più facile e anche l'uscita di Berti ci ha favorito molto. Portiere ha avuto è entrato con la gamba involontariamente in pieno sul ginocchio per una forte contusione. Hai dei punti? Danno? No, solamente una gran botta che mi ha costretto purtroppo ad uscire dalla partita. Niente nazionale quindi? Non so, adesso si prende una decisione, è comunque molto difficile.